fatto tutto. Ciao a tutti. È caduto il telefono. Lo so che vi siamo mancati e che mi starete chiedendo: ma che fine avete fatto? Quindi la fine di questo vlog? Com'è finita con lo spettacolo? Noi siamo rimasti col fiato sospeso. Io lo so che siete in tantissimi che ce lo state chiedendo. In realtà non c'è perché sono nessuno. E quindi niente, ci sono io qui a raccontarvi tutta la storia. Quindi sedetevi con calma in una poltrona, fatevi un tè caldo e eccoci alla prima parte di questo vlog. Oggi abbiamo girato il trailer dello spettacolo. È stato un piano sequenza molto divertente perché dovevamo correre dietro a Daniele e la sua telecamera per non farci mai vedere nessuna inquadratura, però è andato bene. Siamo poveri, non abbiamo la pizza che mi asciuga il sudore. Oggi finalmente forse riusciremo a fare questi meravigliosi posati che sono una versione un pochino rivisitata di una roba figa. È un bagno bello questo rispetto agli altri che abbiamo usato. Potrei fare un video recensione dei cessi. No, volevo dire che le prove continuano e sono contento di come sto riscontrando che le mie musiche si stiano sempre più amalgamando con il recitato. Cioè sta diventando sempre di più quello che pensavamo all'inizio di Marco, cioè uno spettacolo di teatro musicale. Quindi venite a vederlo. Amanti del musical, sì? No? Fa niente, venite lo stesso a vederlo. È un testo fantastico. Il teatro è bello perché vale. Brutta palla del diardo! Chi ti ha detto di fare l'attore, brutto cane? Ok, momento spiegazione. Cosa sta succedendo? Abbiamo ideato questa serie di guide, ovviamente un po' tipo stupida, un po' alla How to Succeed in Business Without Really Trying, se che c'ho di lingua, che in italiano esiste il film e in italiano si chiama Come far carriera senza lavorare. E queste guide stanno uscendo proprio adesso, sì, non nel passato settembre quando le abbiamo registrate, no, adesso nel 2024, nel presente, quindi correte a guardarle, vi lasciamo il link in descrizione. E poi non ci bastava fare le prove ed essere esauriti per le prove, perché è già uno spettacolo complicato, quindi non ci bastava morire per quello, no, abbiamo deciso di organizzare una serie di eventi, tutti diversi, sparsi per tutta la città, ma eravamo talmente stanchi e esistono soltanto due video di questi eventi. Bene, scusate, è andata così. Se qualcuno ci ha beccato in giro e ha fatto qualche video, magari ci scriva che riusciamo ad ottenere qualche video in più. Oggi siamo in teatro, pronti a fare il soundcheck. Ah, è vero. Arriva il giorno delle prime prove nel teatro Faragiola di Novara, il teatro in cui verrà fatto questo spettacolo, che ringraziamo di cuore tantissimo per averci dato l'opportunità. E niente, qui abbiamo fatto le prime prove con i microfoni, provavamo gli spazi, gente che si disperava, correva, cominciava ad avere la strizza nel culo. Ciao, io sono Francesco e sono un attore... No. No, sono il tecnico e com'è lo spettacolo non lo so, andiamo in scena tra due giorni, ma tutto bene, io sono tranquillo. Arriva finalmente il giorno fatidico, il giorno, e abbiamo deciso di chiedere alle persone un commento su questo giorno, su come si sentivano, e niente, vi lascio alle loro reazioni. Andrà tutto bene. Va tutto bene. Dai, ce la possiamo fare, ok? Oh beh. E con l'arrivo del fatidico giorno arriva il momento della fine dello spettacolo, il momento in cui ci si saluta. Si salutano le persone che si sono viste per un mese e mezzo di continuo. Dai, scherzo, vi voglio bene, ragazzi. Non l'ho mai detto questa cosa, non l'ho mai detta. E voi vi starete chiedendo, ma tutte queste prove, un mese e mezzo di casino, di robe tra Novara, Milano, un po' tregate, per una data e basta, cioè, ma siete cretini e pazzi. Ma no, e qui arriva l'annuncio. Andremo in scena il 27 gennaio 2024, quindi segnatevi questa data, ore 21, dove? Al Teatro Silvio Pellico di Trecate. Quindi segnatevi queste quattro informazioni. Italo, 24 gennaio 2024, ore 21, Teatro Silvio Pellico di Trecate. Sono ricominciate infatti le prove, vi metterò qualche clip. Tra l'altro, novità, ci sarà anche Siria, che non c'era l'ultima volta perché era impegnata in altro. E quindi vi aspettiamo, venite a vederci, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate dopo mesi che vi tartassiamo sui social, su YouTube, su con i vlog, con tutte le cose, con le guide. Quindi niente, vi auguro tutto il bene al mondo. Cosa sto dicendo, però sì, ve lo auguro lo stesso e ciao, alla prossima.
Anzi, come dice qualcuno di famoso pelato che non è Vin Diesel e The Rock, transizioni carine.